Che piacere essere qui e grazie Davide, Sindaco Falcone. Ah, dobbiamo fare delle foto con le persone. Eccoci qua, scusate le spalle. Fatte? Vai, vai, a posto. E è un piacere, è importante riuscire a vincere i vari ballottaggi. Siamo in 5 ballottaggi in tutta Italia. E l'avete visto con lo scandalo di Mafia Capitale quanto è importante entrare nel comune, perché questi delinquenti si spartiscono i nostri soldi mangiando poi sulle emergenze. La cosa, io dico sempre che rubare è sempre osceno e le mazzette fanno tutte schifo, però rubare sull'emergenza casa, come fanno destra e sinistra e gli alleati di Salvini a Roma, o sugli immigrati disgraziati che costretti a lasciare le loro terre ci mangiano su, e per quello che non vogliono risolvere il problema dell'immigrazione, attenzione, fateci caso, il problema dell'immigrazione non lo vogliono risolvere perché c'è una parte politica che ci prende i voti sull'odio, sulla xenofobia, un'altra parte politica ci prende soldi, quattrini, perché i quattrini che vanno alle cooperative non vanno agli immigrati, vanno alle cooperative e quindi vanno ai partiti politici, cioè riflettiamo su questa cosa. Poi pensavo oggi, non so se avete visto durante la campagna elettorale come Luigi Di Maio è stato trattato dalla Gruber. Io tra l'altro ci vado martedì dalla Gruber perché ho voglia di dirgli qualcosina. Ho voglia di dirgli qualcosina con massima educazione, no? Perché permette a uno come Orfini di dire certe cose incredibili. So se avete visto come trattano Salvini e Renzi in maniera totalmente identica, non gli danno il microfono, gli fanno le domande a piacere. Tipo, che hai portato oggi? Tipo così, incredibile. A noi l'anno dell'approvazione di una legge, sì, ma anche il giorno. Beh, tra l'altro poi le sappiamo queste cose, quindi ci rimangono male. Ecco, guardando il modo in cui vengono trattati i Matteo, i Renzi e i Salvini, io proprio riflettevo sul fatto che ormai Renzi e Salvini che si auto legittimano reciprocamente, uno dice all'altro l'unico avversario mio è Renzi e quell'altro il mio avversario è Salvini, ricordano tanto Berlusconi e D'Alema, cioè sono i Berlusconi e D'Alema di oggi, cioè fanno finta di litigare in televisione e poi si spartiscono i soldi dei vitalizi o i soldi dell'Unità o della Padania. Pensate che l'Unità e la Padania ci sono costati oltre 100 milioni di euro, e lì quando si tratta di finanziamenti pubblici all'editoria non vi preoccupate, io non cado, sono abituato a camminare in bilico. E quando si tratta di soldi pubblici all'editoria, sono la destra e la sinistra, non c'è più differenza. Ora, le ultime elezioni regionali hanno dimostrato che candidati sconosciuti, il Movimento 5 Stelle, sempre coerente, senza soldi, finanziandosi, portando delle pizze, facendo da camerieri, ho fatto il cameriere due o tre settimane, ho fatto oltre 100 euro di mancia e ho lasciato il curriculum perché non si sa mai, lavorando in questo modo entra nelle regioni, contrasta quel voto di scambio che è tutt'oggi un cancro, presumo che sia un cancro anche qui in Piemonte, ahimè, e riesce ad arrivare a ballottaggi, e spesso quando arriviamo a ballottaggi riusciamo a governare. Guardate, quando il Movimento 5 Stelle governa, io qui non faccio promesse, vi dico quello che abbiamo fatto. A Ragusa la giunta si è tagliata lo stipendio e grazie al risparmio dello stipendio del sindaco e della giunta e degli assessori il trasporto scolastico extraurbano è gratuito, cioè gli studenti che devono studiare al di fuori di Ragusa non pagano il trasporto, e questo grazie al taglio degli stipendi della giunta e del sindaco. Sempre a Ragusa non si paga la TASI. A Mira, dove governiamo noi, le scuole sono state bonificate dall'amianto e il sindaco Maniero è riuscito ad ottenere dei finanziamenti dall'Unione Europea e li ha utilizzati per rendere in vari punti della città il wifi libero e gratuito. Ad Assemini, in Sardegna, è stata abolita Equitalia e la riscossione delle tasse non è più speculazione di un soggetto privato, ma se ne occupano gli uffici comunali. Queste sono cose che abbiamo fatto. A Pomezia, dove c'è un sindaco che si chiama Fabio Fucci, che l'altro ieri ha avuto questa legittimazione incredibile da Buzzi, quello di Mafia Capitale, il quale, pensate che in un'intercettazione, nell'ultima ordinanza di custodia cautelare di quei 44 arrestati di destra e sinistra, definisce il sindaco di Pomezia, il Movimento 5 Stelle, incorruttibile. Dice noi, in un'intercettazione dice ci mangiamo Roma, poi nell'altra ma Pomezia no, perché quel sindaco è incorruttibile, lo dice un mafioso, cioè è meraviglioso, sono le medaglie al valore che ci mettiamo sul petto, come quando
quei delinquenti arrestati, perché poi ci dimentichiamo le inchieste, durante le inchieste di Incalza, dei trasporti, no? Dei soldi nostri finiti nelle opere pubbliche, voi in Piemonte ne sapete moltissimo, nelle grandi opere dove si fottono i nostri soldi, ci definivano sempre dei rompicoglioni, cioè gli arrestati ci definiscono dei rompicoglioni, i mafiosi ci definiscono incorruttibili. Evidentemente se Renzi e Salvini ci attaccano, anche quelle per noi sono medaglie al valore. Vi chiediamo uno sforzo per sostenere il sindaco Falcone in questi ultimi giorni, è davvero importante. Quando qualcuno mi dice, ma sono tutti ladri in Parlamento? Io dico no, perché è vero, non sono tutti ladri, c'è gente onesta, anche nel Partito Democratico, sembrerà strano, ma anche in Forza Italia, c'è gente onesta. Però il problema vero in Italia, e sono 2 anni di esperienza, non sono soltanto i ladri, ma gli onesti che stanno zitti, accettano di stare in un sistema criminale pur di mantenere un posto di lavoro a 14-15 mila euro al mese, è quello il dramma. Martin Luther King diceva, io non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. Io per farvi capire com'è la Repubblica, lo stato attuale della Repubblica, però siamo pieni di speranza, ci crediamo moltissimo, il movimento sta andando avanti con le proprie gambe, nonostante Beppe Grillo si sia un pochino tirato indietro, ma questo l'ha sempre detto che l'avrebbe fatto, il movimento va avanti con le proprie idee e dei candidati sconosciuti come la Salvatore, come la Ciarambino, vanno in TV e distruggono gli avversari e prendono tanti tanti voti, persone che fino a 3 settimane fa nessuno le conosceva, allora non conta il nome, contano le idee del movimento e questa è l'enorme rivoluzione, il cittadino che si fa Stato, e questa cosa la stiamo ottenendo, il cittadino che si fa Stato, vedo la Chimienti, Silvia, ciao, cioè Silvia è Silvia Chimienti, una deputata che magari non va in televisione, però è la più conosciuta in Italia per quanto riguarda le battaglie che ha fatto a favore della scuola pubblica, tutti gli insegnanti mi fermano in Italia facendomi complimenti per il lavoro che ha portato avanti Silvia Chimienti, e combatteremo in Senato perché la riforma della buona scuola esclusivamente è un sostegno con i quattrini pubblici agli istituti privati, le sappiamo queste cose, le dobbiamo raccontare. Io però aiuto, provo a condividere delle immagini con voi, delle cose che succedono in Parlamento per farvi capire lo stato attuale della Repubblica e quel concetto di cui parlavo poc'anzi, che il problema sono gli onesti che stanno zitti. Circa 2 anni fa, ormai 1 anno e mezzo fa, mi capitò di dire una frase in Parlamento che poi ha fatto abbastanza epoca, cioè il PD è peggio di Forza Italia, dissi, no? Scandalo, la Presidente Boldrino mi disse non offenda, e poi dissi puniteci, sanzionateci, ma prima cacciate via dal Parlamento i ladri di Forza Italia. Aspettate, no, lì succede, io vi devo raccontare questa cosa, perché succede un macello. Una bagarra, sì, tu c'è in diretta, sì, incredibile, inizia la caccia all'uomo, questi deputati di Forza Italia tutti lasciano i loro scranni per avvicinarsi a me e picchiarmi, tutti tranne Brunetta che invece è restato nel suo posto. È vero, lui non si è alzato. Lui non si è alzato. Tutti sono venuti ad attaccarmi, non è uno scherzo, e tutti i miei colleghi hanno fatto da cordone intorno a me per difendermi. Poi però un deputato di Forza Italia, pure la Giulia Sarti combattiva, stava lì a difendermi, un deputato di Forza Italia, tal Chiarelli, il quale mi ha svoltato i discorsi in tutta Italia, io questo aneddoto lo racconto dovunque, riesce ad infilarsi, nonostante questo cordone i miei colleghi a mia difesa, riesce a infilarsi e si avvicina a me con aria minacciosa. Io mentre lo vedevo avvicinarsi dicevo, tra me e me, no, speriamo che mi dà uno schiaffo così aumentiamo i sondaggi immediatamente. Avrei fatto finta, no, di tipo i giocatori di calcio che simulano, mi sarei buttato a terra. Questo si avvicina e quando mi sta vicino io insegno proprio gandiano, non violento, alzo le braccia. Lui non sa che fare, le alza pure lui. Aspettate, c'è questa scena che purtroppo non ce l'ho in video, noi due al centro della Camera che ha approvato la Costituzione della Repubblica, entrambi con le braccia in questo modo. Al che Chiarelli di Forza Italia mi dice una frase che è il concentrato dello stato attuale della Repubblica Italiana. Mi dice una frase che ci fa capire come vanno e come stanno le cose. Mi fa, Di Battista, io gli avevo dato dei ladri, no? Fuori ladri al Parlamento. Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Mi disse questo, ve lo giuro. Ve lo disse. Perché poi questi di Forza Italia, nella loro spesso disonestà, sono più onesti, l'ammettono. Al che io gli dissi, onorevole Chiarelli, mi dica chi è ladro e chi no, lui ha capito di aver fatto una gaffa e si è andato via. Però il problema è davvero questo.
Il sindaco, ripeto, di Pomezia, Fabio Fucci, è riuscito a chiudere il bilancio in attivo del 2014 4 milioni di euro. E quando io gli ho chiesto, ma come hai fatto? Lui mi ha detto, semplice, non ho rubato. Allora evidentemente i soldi ci sono, solo che clientele, gruppi di potere, lobby, gruppi criminali, perché anche in Piemonte si è infilata l'Ndrangheta, dovunque si è infilata, evidentemente cercano in ogni modo di utilizzare i nostri soldi per scopi privatistici. E quando noi diciamo l'onestà tornerà di moda, non significa che serve esclusivamente l'onestà, serve anche la preparazione. Io dico a tutti gli scettici che il Movimento 5 Stelle vanta in Parlamento l'88% dei laureati, cioè gli accademici dei montiani sono meno laureati di noi. Nessuna forza politica in Europa vanta un numero di titoli accademici come il Movimento 5 Stelle in Parlamento, 88% laureati, master contro master. I nostri deputati parlano decine e decine di lingue differenti. Quindi la preparazione è fondamentale, siamo estremamente preparati, abbiamo ormai delle squadre dal punto di vista del legislativo, della comunicazione, della preparazione, di come si scrivono delle leggi, abbiamo formato degli staff. In più, con l'onestà si va avanti, perché ripeto, occorre essere onesti per poter amministrare un comune come Venaria. Io dico ai cittadini di questa città, metteteci alla prova, avete votato gli altri, avete visto come hanno ridotto, se hanno fatto del bene, del male, questa è una vostra valutazione, metteteci alla prova, vi diciamo semplicemente questo, metteteci alla prova, giudicate poi il lavoro di Falcone e poi se sarà stato bravo, nel caso si dovesse ripresentare, lo potrete rileggere, altrimenti via lui entrerà qualcun altro. Cioè il concetto del Movimento 5 Stelle è questo, il cittadino che si fa Stato, lui deve portare avanti il programma, perché l'unica promessa che vi facciamo non sono favori personali ma il rispetto del programma, questa è l'unica promessa che vi facciamo, il rispetto del programma che dovrebbe essere la carta principale di un'elezione comunale. Se sarà bravo a rispettarlo come sindaco, bene, altrimenti avanti un altro. Perché questo è il concetto rivoluzionario del movimento. Non si possono votare i partiti come se fossero delle squadre di calcio, che c'è questo concetto in Italia. Io ho sempre votato il PD, quindi voto il PD perché sono del PD. Ma hai visto quello che fa il Partito Democratico? No. Ma la Lega dice, ma hai visto? Vogliamo avere un po' di memoria. Questi partiti hanno governato tutti, oggi sfruttano appunto la disinformazione di massa, la amplificano spesso esclusivamente per provare a rifarsi delle virginità, no? Sui campi rom, ma come, non sono stati istituiti con i soldi da Maroni, ministro dell'interno, che Quattrini, per istituire i campi rom? Ora li RUSP, ma forse qualcuno ci ha mangiato su quei campi rom, chi è stato? Sempre gli stessi, guardate che l'inchiesta in mafia capitale è incredibile. Buzzi, prego. Prego, prego. Sulle pensioni come siamo? Venga qua. Sulle pensioni. Venga qua. Come siamo? No, dico, sulle pensioni, come siamo messi? Il Movimento 5 Stelle cosa pensa? Io ho 41 anni di lavoro e devo ancora, sono 3 anni che sto aspettando la pensione. Ho fatto, a parte la legge Fornero, 4 mesi di cassa integrazione che l'INPS dice che non le ha. C'ho tutte le matricole, c'ho tutti gli strumenti scritti nero su bianco. Sono tramite il padronato mi ha preso per il culo ed è la CGIL. Sì, grazie per la tua domanda. Il discorso è semplice. Noi... Perché i giovani, ma scusa, io vi seguo, ma i giovani, noi andiamo a lavorare, gli anziani, certo. Ma lei si vede a 63-64 anni, certo. Sopra quel lampione a cambiare la lampadina. Certo. Ma questi voi parlate perché io sono di voi, però questo dovete portare, la pensione, fate lavorare, fate presente, perché sulla presa del Movimento 5 Stelle dovete tirarvi anche gli anziani, e dovete anche essere consapevoli di fare anche una politica sulle pensioni degli anziani. Fate lavorare i giovani e la gente deve andare in pensione. Ha molto ragione, grazie per la domanda, la testimonianza e il suggerimento. Cercheremo anche di parlare di più di queste tematiche, lo stiamo facendo ultimamente. Se ci pensate, la nostra proposta di legge di reddito di cittadinanza è anche l'innalzamento delle pensioni minime a 780 euro e le posizioni che abbiamo preso contro la legge Fornero, votata, pensate, dagli alleati di Salvini, perché forse la Meloni che attacca la legge Fornero l'ha votata la legge Fornero, cioè dobbiamo avere memoria, gli alleati di Salvini dovunque l'hanno votata la legge Fornero, quindi noi siamo per l'abolizione totale della legge Fornero, ma in parte ci ha pensato la Consulta, per il taglio delle pensioni d'oro e l'aumento delle minime, per il reddito di cittadinanza che conseguentemente appunto l'innalzamento delle pensioni minime, e poi uno non può andare in pensione a 70 anni, altrimenti i giovani sono costretti a lasciare l'Italia, a lavorare come
Pensate che spesso molti giovani laureati cercano lavori in India nei call center, perché spesso non ci sono neanche più posti di lavoro in Italia, nei call center vengono cercati in India. Ho visto anche centinaia e centinaia di giovani portoghesi che cercavano lavoro in Angola, un tempo era il contrario. Questo perché? Perché si innalza l'età appunto delle pensioni, perché loro dicono non hanno i soldi, poi per il TAP, per gli F-35, per la guerra in Afghanistan, per il MOSE, per Mafia Capitale, per i quattrini che si fottono, i soldi ci sono sempre, per i pensionati mai. E poi fanno il per i vitalizi, non soltanto ai condannati, a tutti i vitalizi. Ecco, altra cosa, i vitalizi dei politici leghisti costano 6 milioni di euro all'anno alle casse dei cittadini. 6 milioni di euro all'anno i vitalizi che prendono i politici leghisti. Dicevo, fanno terrore psicologico in televisione, no? Qualcuno diceva, se vince il Movimento 5 Stelle tagliamo le pensioni, delle cose incredibili. Cioè, ripeto, un pensionato non può campare con 480 euro e rovistare nei secchi della mondezza come avviene nei quartieri anche borghesi di Roma. Io lo vedo, queste tragedie le vedo con i miei occhi. Sindaco, qui ci hanno detto che chiudiamo tutte le partecipate del comune, quindi... Ah sì, questo qua, chiudono le partecipate, faremo chiarezza. Partiamo delle partecipate, evidentemente vanno visti i bilanci delle partecipate, perché spesso le partecipate sono state un modo per la politica di elargire favori, quattrini pubblici e non servizi, e gente che nelle partecipate ci ha mangiato, evidentemente. Ma il Movimento 5 Stelle da sempre ha assolutamente dalla parte del, soprattutto di alcuni settori pubblici. L'acqua deve restare pubblica, i trasporti devono essere pubblici, evidentemente, e la scuola deve restare pubblica, il lavoro che fa appunto la Chemienti. Però nelle partecipate vogliamo metterci gli occhi, vogliamo analizzare tutti i bilanci, perché siamo convinti di trovare del marcio, perché dovunque cerchiamo del marcio, ahimè, lo troviamo, perché ormai il marcio è un po' dovunque per questa follia legata esclusivamente al profitto. Nel calcio c'è il marcio, io leggevo recentemente che addirittura i mondiali dovevano spettare un determinato paese ma sono stati dati ad un altro per mazzette. Cioè tutto gira intorno a questi quattrini che si fottono queste persone che già ne hanno tanti, pensando poi di potersi riportare nell'altro mondo, cosa che non potranno fare. Prima o poi moriranno anche queste persone che si sono rubate i nostri soldi, e dovrebbero anche pensare un po' di più al bene della collettività e non soltanto al loro portafoglio. Dico sempre che la cassa da morto con la cassaforte incorporata non l'hanno mai inventata, quindi è inutile. Prego, mi piacciono queste agorà, prego, mi dica. Per i disoccupati senza soldi, appunto, la proposta di legge è quello di cui parlavo in precedenza, il reddito di cittadinanza, che ieri il presidente Renzi ha detto che è incostituzionale. Probabilmente lui neanche l'ha mai letta la Costituzione della Repubblica. Si sa che c'è scritto nella Costituzione che è compito della Repubblica rimuovere degli ostacoli per l'inserimento dei cittadini nella società, e oggi l'ostacolo è l'assenza di un reddito. Un cinquantenne, un sessantenne che perde lavoro, sapete, il giovane è un dramma, il giovane che lascia l'Italia, l'invecchiamento della popolazione è un dramma, per quello anche il nostro popolo purtroppo è eccessivamente assuefatto a determinate tragedie, ruberie e furti, perché purtroppo si è una popolazione eccessivamente anziana, quindi i giovani che se ne vanno è un dramma, soprattutto quando noi li formiamo con università pubbliche eccellenti e poi vanno a prestare i loro servizi in Germania, dove magari pagano i dottori a 4.000 euro al mese perché da noi non c'è lavoro, poi vai in un pronto soccorso e ci sono file interminabili. Però è drammatica ancora di più per un cinquantenne, un sessantenne perdere lavoro, ma queste sono cose che sappiamo tutti. Noi partivamo e siamo convinti che tutti a casa sia fondamentale, perché vediamo la corruzione inserita dovunque. Vi diciamo di metterci alla prova, di mettere alla prova il sindaco Falcone, di proseguire su questa strada. Se ci sono degli scettici, degli indecisi, diteci su cosa siete indecisi. Sul fatto che Grillo urla? Questo è un paese molto strano e perbenista, un paese strano dove se dici cazzo c'è la mafia a Roma, ci sono delle persone che si scandalizzano per il cazzo. Questa è l'Italia, ahimè, ahimè. Per cui vi diciamo di stare un pochino meno attenti, oltretutto noi stiamo anche molto attenti al linguaggio che utilizziamo per non disturbare nessuno, ma se permettete, di fronte alla mafia occorre un atteggiamento di intransigenza, perché se tu inizi a fare compromessi con questo sistema, saranno sempre compromessi a ribasso e in 448, senza neppur rendertene conto, diventi come gli altri. Per questo non facciamo le alleanze. Pensate se avessimo fatto un'alleanza 2 anni fa con Marino, oggi saremmo stati immischiati in Mafia Capitale, ci provano in ogni modo. Perché poi ci provano in ogni modo, venite, avete belle idee, prendete le nostre idee, copiate le nostre idee e le voteremo assieme. In tanti comuni dove siamo all'opposizione, anche in Parlamento, alle volte votiamo assieme alla maggioranza se propone delle leggi utili per la collettività, come una legge su chi ha istituito dei reati contro il patrimonio ambientale, la famosa legge sugli ecoreati. Però ripeto, se ci sono degli scettici qua,
valutate quello che noi facciamo in Parlamento e non soltanto quello che scrivono giornali che appartengono agli stessi potenti che finanziano i partiti politici. Valutateci. Valutate se è vero che ci tagliamo gli stipendi e con questi soldi sosteniamo la piccola e media impresa. Valutate se è vero che dentro le nostre liste non c'è mai un impresentabile, neanche una persona sotto indagine, perché o sei incensurato o non ti puoi candidare. Valutate queste cose. Valutate se è vero che stiamo sempre in mezzo alla gente, rifiutiamo qualsiasi tipo di privilegio, non c'è una scorta. Anche questa piazza, una cosa bellissima di questa piazza, che io non vedo né un poliziotto né un carabiniere, cioè le forze dell'ordine. Pochi? Dove sono? Beh, grazie, grazie per il lavoro che fate, arrestateli tutti, vi prego. Perché anche le forze dell'ordine che vengono qui a fare il loro dovere sono 2-3 unità, perché sanno che se c'è il popolo del 5 Stelle che si riunisce in una piazza, i ladri sono altrove, lo sanno perfettamente anche le forze dell'ordine. Cioè, rendetevi conto che questo è l'esempio di un paese normale, dove il cittadino si fa stato, dove non ci sono scorte e controscorte, dove non c'è l'esercito che invece si muove se c'è Salvini. Fateci caso che spesso si dice manifestanti 150 per la questura, se c'è Salvini sono 100, 200 con la questura. E cresce il PIL delle uova. Come? Il PIL delle uova cresce. Sì, poi sì, questa roba di tirargli le uova non paga le contestazioni. Andiamo in giro con le felpe per ridarci i soldi, che secondo me è la cosa migliore del mondo. La Lega ci deve solo ridare i soldi, 180 milioni di euro che si è fottuta dei rimborsi elettorali, 63 milioni di euro della Padania, 6 milioni di vitalizi, le mutande verdi di Cota, no? Perché poi fanno questo, diamanti e lingotti d'oro in Tanzania. I leghisti, dai negri come li chiamano loro, si sono comprati quei soldi nostri, lauree, diamanti e lingotti d'oro, dai negri, perché quelli vanno bene in Tanzania se con i soldi nostri ci possiamo prendere 4 Trini e compagnia bella. Sì, lo sapete, avete avuto voi Cota qui in Piemonte, insomma, ve ne siete resi conto, no? L'inchiesta di Rimborsopoli, basta, hanno governato, metteteci alla prova, dateci un'occasione, poi ci valuterete e ci giudicherete. Valutate questa persona onesta, ripeto, metteteci alla prova. Io sono convinto e chiudo. Falcone. Falcone. Grazie. Io sono convinto e chiudo che ci stiamo radicando, che stiamo crescendo, che le nostre idee si stanno insinuando e soprattutto che è piena l'Italia di persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno. Io di questo sono convintissimo, perché lo vedo che le idee che hanno i cittadini sono le idee di buon senso. Ripeto, prima di andare a bombardare l'Afghanistan ripara i tetti delle scuole, perché la guerra ce l'abbiamo in casa. Prima di comprare F-35 bonifica le scuole dall'amianto o l'Ilva dove le persone muoiono di cancro. È questa la questione, controllo dei soldi pubblici. Guardate, davvero concludo, Falcone l'altro diceva seguite i soldi e capirete la mafia. Io non dimenticherò mai che l'ingegner Riva, quello dell'Ilva, finanziò contemporaneamente nel 2006, lecitamente, tutto su libri contabili, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani diede 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro. L'idea di Riva, che poi è morto, pace all'anima sua, era: per me non importa se vince la destra o la sinistra, è essenziale che chiunque dovesse vincere poi si ricorderà dei soldi che gli ho dato. Non so se vi ricordate il padrino, Don Vito Corleone, faceva i favori. E poi quando qualcuno diceva Don Vito che vuole in cambio nulla, basta che non te lo scordi. La Repubblica purtroppo funziona in questo modo, i Buzzi che vanno alle cene di Renzi, gli danno 1.000 euro, 2.000 euro, 10.000 euro, Buzzi che finanzia Marino, questa è la politica, i soldi. Vedete l'immensa rivoluzione dell'autofinanziamento, l'immensa rivoluzione della costruzione della democrazia diretta, cioè nei comuni devono decidere i cittadini, e per questo vi invito, si stanno raccogliendo le firme per il quorum zero per il referendum nel comune di Torino, cioè gli abitanti di Torino e di tutti i comuni devono decidere come devono essere investiti i soldi dei torinesi e delle altre persone comuni. E questa è la logica meravigliosa della democrazia diretta. Lo vedete che se noi ci finanziamo banalmente portando delle pizze, poi siamo liberi, siamo autonomi, indipendenti, sovrani, mentre invece coloro che hanno preso lecitamente i soldi da Riva dell'Ilva poi sono stati costretti a licenziare 7 decreti salva Ilva e mai salva Taranto. Cioè questo è la Repubblica, noi lo sappiamo e siamo informati. Andiamo, noi stiamo andando a porta anche, e non è facile perché comunque vedete come ti trattano, poi Bruno si innervosisce, inizia a muovere molto spesso le mani in questo modo, e facciamo uno sforzo ad andare in televisione, perché davvero quando andiamo in TV sappiamo che non è uno contro uno, ma
4 contro 1. È evidente che è così. Voi aiutateci con un porta a porta, soprattutto in questi ultimi giorni. Noi andiamo porta a porta anche, e voi aiutateci con un porta a porta, condividete. Basta raccontare chi è Falcone, qual è il programma qui a Venaria, che cos'è il Movimento 5 Stelle. Ci prenderemo questo comune e con il buon senso lo amministreremo come mai è stato amministrato prima. Grazie a tutti, in bocca al lupo. Grazie. E viva il Movimento 5 Stelle. Inizia. Ce la faremo. Prima di chiudere io volevo ringraziare tutti quanti per essere venuti. Ho visto in questi giorni che